I pesci sono un segno d'acqua. Simbolicamente corrispondono all'oceano, all'acqua salata e all'infinito. Anatomicamente corrispondono ai piedi. Stagionalmente corrispondono all'ultimo periodo che il seme trascorre sotto la terra prima di spuntare alla luce del sole e per trasposizione corrispondono all'ultimo mese di gravidanza. Le qualità dei pesci sono la sensibilità, l'emotività, la fantasia, la genialità, le tendenze creative originali, la generosità nei confronti di chi soffre. I difetti sono il disordine, la distrazione, l'insofferenza della regola e della burocrazia, il terrore della malattia e la tendenza a sfuggire alle seccature con tagli definitivi. Il temperamento è sentimentale, innamorato dell'amore. Quanto alle professioni, tra i pesci troviamo molti astronomi, astrofisici, stilisti, divi del balletto classico, ma anche uomini politici innovatori. Gli sport preferiti sono il pattinaggio, lo sci e l'hockey sul ghiaccio. I pesci corrispondono al 12° segno zodiacale e nascono con il complesso degli ultimi. Si sentono piccoli e indifesi, ma attenzione, la loro apparente fragilità nasconde straordinarie risorse. Sanno trasformare questo complesso degli ultimi nel trionfo di Pollicino, che nella fiaba e spesso anche nella realtà è più intelligente e più abile dei fratelli maggiori. Intelligenti i pesci lo sono di certo, ma di un'intelligenza particolare, fatta di intuizioni, di lampi di genio, e la loro grande sensibilità capta tutte le vibrazioni del mondo circostante. A volte li rende addirittura vittime di premonizioni errate, di timori infondati. Le situazioni drammatiche li affascinano e si lasciano coinvolgere dal dolore altrui, spesso con una vocazione infermieristica che li spinge a occuparsi dei diseredati, degli orfani, dei sofferenti, soprattutto di chi è infelice in amore. Chi vive accanto a un pesce deve tener conto della sua emotività, senza però lasciarsene sopraffare. Anzi, una mano ferma che indichi la strada giusta è quel che ci vuole perché i pesci non si disperdano tra idee troppo confuse. L'uomo pesci non è certamente un guerriero. Ha una dolcezza a volte un po' infantile che intenerisce le donne protettive. In amore sa dare moltissimo, sommerge la partner con torrenti di affetto. La donna pesci sembra a volte una creatura di fiaba, stenta a prendere contatto con la realtà e proclama la sua fragilità con tanta insistenza che è lecito dubitarne. Infatti, in caso di necessità, sa cavarsi benissimo d'impaccio. In amore è tenera e trepidante. Il bambino pesce è molto vulnerabile. Il mondo degli adulti gli sembra pieno di minacce, a scuola è debolino in ginnastica, ma bravo nelle materie letterarie. Proteggetelo dai traumi. Un pesci con ascendente pesci diventa un po' autocontemplativo, ma sa sfruttare benissimo l'appoggio altrui. Degli altri due segni d'acqua, il cancro lo languidisce e lo scorpione lo rafforza. Buoni i tre segni di terra, toro, vergine e soprattutto capricorno, che danno solidità e fermezza di carattere. Dei tre segni d'aria, la bilancia suggerisce razionalità. Più difficili da reggere invece gemelli e acquario perché inclini all'ironia. I tre segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, hanno un effetto molto spettacolare che a volte può essere dirompente e i pesci diventano energici ma meno sensibili. Quali sono i partner ideali per i pesci? In teoria gli altri due segni d'acqua, lo scorpione e il cancro, però con delle riserve. Il cancro è certamente
senso da in un altro. A volte, anche senza queste tortuosità erotico-sentimentali, lo scorpione riesce a rianimare, a dare coraggio ai pesci, e i pesci riescono ad addolcire un tantino lo scorpione. Cosa accade con i segni di fuoco? Con i segni di fuoco i pesci si trovano abbastanza bene perché si lasciano vivere, cioè un pesce che affidi al partner fuoco la gestione della sua esistenza, abbandonandosi completamente nelle sue mani, può avere una vita abbastanza soddisfacente, purché il fuoco non ecceda naturalmente. Ossia, un pesce può affidarsi a un ariete e navigare nella scia del suo ardore, del suo slancio, del suo ottimismo, può affidarsi a un leone e vivere nell'ombra del suo prestigio, della sua grandiosità, della sua generosità, può affidarsi al sagittario e lasciare che il sagittario sbrighi tante faccende pratiche che il pesce non è capace di affrontare. Tuttavia c'è sempre questo sbalzo d'acqua e di fuoco che tradizionalmente produce fischi e lamenti, cioè a volte il segno di fuoco tende a eccedere, a trascinare i pesci in situazioni che lo mettono nello sgomento e nell'ansia, e in compenso, pur dandogli protezione e appoggio, non sono abbastanza sentimentali per soddisfare i suoi lati più teneri. Ora, con i segni di terra le cose vanno molto, molto meglio, perché i segni di terra offrono ai pesci una complementarità che però non è fatta di ardore energetico, ma di senso pratico. Inoltre, fra i tre segni di terra ce n'è uno che si adatta molto bene all'affettività dei pesci, ed è il toro, che provvede a tutti i lati pratici della vita, ma nello stesso tempo dà ai pesci quelle rassicurazioni di amore, quei gesti anche superficiali di tenerezza che lo confortano e lo aiutano a vivere molto bene la vita di coppia. C'è un problema: il toro è molto geloso e i pesci non sono molto fedeli, anche se poi ritornano sempre all'ovile, e quindi ciò può creare dei problemi gravi se il toro comincia a insospettirsi con ragione. Il capricorno è un po' duretto per i pesci, ha certi lati razionali che si sgomentano di fronte alle capacità di improvvisazione della fantasia dei pesci, tuttavia è veramente una sponda, una pietra miliare su cui costruire la casa il capricorno, e i pesci riescono a introdurre nella sua vita delle cariche di emotività che lo scuotono un tantino. Con la Vergine in realtà si dovrebbe dire impossibile, e invece, proprio per l'attrazione degli opposti, la Vergine trova nei pesci tutta la fantasia e l'improvvisazione che le manca, e i pesci trovano nella Vergine quella capacità di rimediare a tutti i loro errori che la Vergine è felicissima di fare, e quindi in entrambi si crea una legge della compensazione dei vuoti, e a volte questi ménage vanno benissimo. Con i segni d'aria che cosa accade? Accade che i pesci e l'acquario riescono ad avere dei lati nettuniani di fantasia in comune molto piacevoli, purché si limitino a sfoghi ideali e non a sfoghi pratici, perché un acquario e un pesci abbandonati alla loro fantasia e pronti a buttarsi in un'impresa che abbia dei risvolti pratici, economici o finanziari importanti, possono combinare dei veri disastri, mentre invece se rimangono nel campo della fantasia ideale o della creatività artistica, il risultato può essere ottimo. Con la Bilancia i pesci hanno un'intesa buona, ma ne hanno anche un po' di paura. La Bilancia presenta questo volto da magistrato pronto
Non dico correggere l'errore come fa la Vergine che segue i passi infangati dei pesci con il panno per lucidare il pavimento, ma la bilancia arriva a dare bacchettate sulle dita. I pesci si sentono un po' frustrati e non sempre questo connubio riesce a trovare un terreno d'intesa che riesca a smuovere la gelida imperturbabilità della bilancia e riesca a ricondurre i pesci su una razionalità meno confusionaria. Con i gemelli può cadere di tutto. In realtà i gemelli cominciano ad avvicinarsi ai pesci ridendone un po'. I gemelli sono scanzonati, ridono della lacrima facile, ridono del sospiro d'amore. Probabilmente la tragedia di Shakespeare che i gemelli leggono meno è Romeo e Giulietta, perché li fa scompisciare dalle risate. Ma poi in realtà possono apprezzare certi lati dei pesci che costituiscono una buona base di discorso intellettuale creativo. Anche i gemelli sono molto intelligenti in senso ironico, i pesci sono molto intelligenti in senso creativo e l'unione fra i due può diventare divertentissima, salvo che i pesci riescano a ottenere dai gemelli delle rassicurazioni di affetto che i gemelli non sempre sono disposti a dare, ma possono dare benissimo se si accorgono che è la condizione essenziale per una felice unione.